da pseudo candidato, non ho capito se è candidato o meno, però... Marco, sei candidato o non sei candidato? Togliamoci questo dente, così almeno la risolviamo. Allo Stato assolutamente no, perché non ho accettato nessuna proposta, tantomeno l'unica che sto considerando, come ho già detto, che è quella del PD, ma non ho accettato la proposta che mi è stata fatta, ci sto riflettendo seriamente, l'ho detto molte volte Tiziana, amo molto il nostro lavoro e per me non esistono porte girevoli, anche per i conflitti di interesse che possono insorgere. Se uno sceglie una parte, poi non torna a fare quello che ho fatto per una vita, cioè fare i giornali. Potrò fare l'opinionista, questo lo fanno tutti, anche gli influencer, anche quelli che non sono comunicatori professionali, non credo che si possa negare a nessuno. Però vuol dire mettere una pietra tombale su 44 anni di lavoro, ecco. Ed è questo che ti frena, cioè questa è la ragione della tua riflessione. Questo è uno dei motivi, poi per il resto sono molto interessato al dibattito che si è aperto, perché credo che le comunità politiche debbano essere davvero democratiche ed è importante, quindi per quello dicono che sono sportivo, ma io rispetto le opinioni di tutti. Cioè per esempio l'intervista stamattina della Quarta Pelle che dice vorrei sapere come la pensa sulla NATO, se fosse candidato con noi, eccetera. Ma io lo so come pensa la Quarta Pelle. Perché quando dirigevo un giornale Avvenire ho accolto spesso le sue lettere che mi inviava, articoli dove declinava la sua posizione. Credo che il sale della democrazia sia proporre anche punti di vista diversi, no? E poi costruire però soluzioni condivise che evitino, dal mio punto di vista oggi, questa deriva terribile che ci sta portando alla guerra dei mondi, unendo a uno i pezzi della guerra mondiale a pezzi in maniera terribile per la gente che ci rimane imprigionata dentro. Lo dico da 2 anni. Quindi la tua posizione, per chiarirci con Lia Quartapelle, è significativamente diversa dalla sua, ma tu dici quello non sarebbe un problema se tu dovessi decidere di accettare. Per me non è mai stato un problema quello di misurarmi con opinioni diverse. Accoglievo nel mio giornale, nel giornale che dirigevo da direttore, che oggi è diretto da Marco Girardo molto bene, accoglievo opinioni molto diverse dalla mia, da quella di Lia Quartapelle. Per lui sembra che sia un problema per il PD più che altro, perché potrebbe credo esserlo quella, per loro, perché credo a quella che di Salvini, a quella di tanti altri, cioè è sempre stato così, ho dialogato con tutti, penso che questa sia stata la cosa, però dialoghi anche idee molto tu, ma forti. Fai benissimo. Il problema è che credo che nel PD ci sia un po' di dibattito sulla possibilità o meno di aprire questo dialogo costruttivo sulle tue idee, che non riguardano solo, ricordiamolo, la situazione geopolitica, ma riguardano anche i diritti etici, le questioni etiche, i diritti civili, il DDL Zan, l'aborto, la maternità surrogata. Cioè, tu sei stato un direttore di un giornale che nella tua direzione ha preso delle posizioni insomma molto forti e molto determinate la e decise. Domanda Sandro, fagli la domanda dritto e molto dritto. Dialoganti sempre Sandro sì però come pensi di poter conciliare le tue... dagli uni e dagli altri, questo è tutto. Però le tue posizioni su di me non voglio parlare più di tanto perché sono cose più impellenti. No, vabbè. Allora intanto fatemi salutare Giorgio Mulè, ben trovato Giorgio Mulè. Finalmente.